Signori, buongiorno. Oggi è il 27 di dicembre. È giunto il termine dell'anno 2021, e quindi, come è giusto che sia, e come faccio ogni anno, sì, diciamo che da due anni a questa parte che facciamo questa roba, dobbiamo fare il video di fine anno, o no? Il video di fine anno dove di solito andiamo a raccontare, più che andiamo a raccontare, vi vado a raccontare un po' come è andato l'anno. In breve, non perderemo tanto tempo. Magari ti annuncerò qualcosa di nuovo che arriverà in modo da incuriosirti e farti restare in questo canale. E soprattutto, se sei nuovo, iscriviti. Almeno fammi regalo di Natale e iscriviti al canale. Perché diciamo, quest'anno i risultati dovevano essere un po' diversi, però se ti iscrivi ti ringrazio molto per sopportare tutto il lavoro che faccio. Ma anche perché ne vale la pena, fidati, perché arriveranno cose, non hai neanche idea. Comunque, tralasciando questo, direi di parlare un po' di come è andato quest'anno. Principalmente direi di partire da una cosa. Infatti, come avete visto dal titolo, è stato un anno di me. Non finisco la parola, sennò dopo mi demonetizzano il video, YouTube rompe le balle. Comunque, partiamo dal fatto che io verso fine gennaio mi ero prefissato un tot di obiettivi. Se non ricordo male erano 10 obiettivi. 10 obiettivi che erano principalmente obiettivi personali, di crescita personale e per il canale. Dopo ovviamente obiettivi personali non ve li vado a raccontare. Questi obiettivi qua, se ne abbiamo raggiunti due già tanto. Perché dico questo? Abbiamo iniziato malissimo con l'anno, con la quarantena. Abbiamo iniziato malissimo l'anno con la rottura del motocoltivatore, con vari problemi che sono sorti. È partito l'anno ancora più male quando hanno seminato la soia. Ed è partito l'anno, cioè diciamo non è partito, si è concluso l'anno terminando terminando le vacanze estive, dove il mio computer ha detto bye bye. Dopo sono riuscito a metterlo a posto, ma per due mesi sono stato fermo. Quei due mesi là io riuscivo forse ad arrivare a concludere forse non due obiettivi ma quattro, per colpa di un computer, pensate voi. L'obiettivo principale era arrivare a 20.000 iscritti, perché questo? Perché da 2022 partirà un mega progetto che sto realizzando, proprio un mega progetto. Ti dico soltanto che nel prossimo anno sono già stati iscritti 100 video, non dico altro. Dopo bisogna vedere se riesco a registrarli, però questi qua sono i numeri. Un progetto che è enorme, non ti dico altro perché ti andrò a parlare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. E mi serviva un po' di numero di persone in modo da arrivare a più persone possibili, perché il progetto che sto facendo io è veramente fenomenale. E quindi arrivare, ok, con 13.000 iscritti è già un traguardo grandissimo. Io vi ringrazio, vi ricordo che un anno fa avevamo 0 iscritti, ora siamo in 13.000 ormai, quindi vi ringrazio di cuore. Vi ringrazio che avete passato l'anno con me, perché grazie a voi, sì, io sono qua. Però diciamo che mi avrebbe fatto molto più piacere arrivare ai 20.000 iscritti, l'obiettivo che volevo raggiungere, in modo da partire con il progetto in bellezza. Il progetto partirà comunque perché voi siete stati costanti, mi avete seguito, quindi bisogna ringraziarvi in qualche modo. E preparatevi perché arriverà roba figa, fighissima. Non vi dico altro, vi dico soltanto che sto passando le vacanze di Natale. Non vi ho fatto gli auguri, quindi auguri di Natale, di buon anno, Befana, Pasqua, auguri di tutto e di più. E ti stavo dicendo che sto passando queste vacanze a scrivere video, contattare aziende, perché bisogno anche delle aziende, capire cosa fare il prossimo anno, cioè una marea di robe. Diciamo che sto lavorando più questi mesi, cioè queste settimane qua, che le solite, dove vado a scuola, faccio video, faccio di tutto di più. E io direi finalmente ci volevano queste vacanze qua, perché dovevo staccare la spina dalla scuola, che non ce la faccio proprio più, e dovevo soffermarmi in quello che mi piace fare, cioè l'orto e registrare video. Ma tralasciando questo, direi di andare a vedere anche un po', diciamo, i problemi che sono sorti nella terra, perché anche qua sono sorti un po' di problemi. Comunque, prima di continuare il tutto, ti ricordo, se vuoi sopportarmi, se vuoi vedere questo progetto, questo mega progetto che arriverà, che dopo non è un progetto, sono più progetti, ti chiedo di iscriverti al canale, seguirmi sui social, ti lascio il link in descrizione, perché anche là comincerò ad essere molto più attivo. E attiva anche la campanella, lascia un bel pollicione in su e dopo direi basta. E ora immagino che qualcuno di voi starà dicendo: hai scritto 100 video, quindi in teoria non ci dovrebbero essere settimane buche.
Allora, fermi tutti. Ora a gennaio non so perfettamente bene se riuscirò a riempire tutte le settimane con due video a settimana, perché sto, diciamo, un po' chiudendo il tutto, stiamo facendo gli ultimi lavoretti per questo progetto, sto facendo un po' di roba e quindi, diciamo, sono un po' preso per il collo. E quindi ora vedo, cercherò di portarvi il più possibile. Magari se avete idee di video che volete vedere, commentate qui sotto, mi sareste di grande aiuto. E dopo, per diciamo febbraio, possiamo iniziare alla grande. Ma alla grande. Tralasciando questo qua, che è la 20ª volta che lo dico, direi di andare a parlare orto, campo, legna. Beh no, legna non tanto. Cioè, com'è andato un po' quest'anno agricolo? Diciamo che pensavo andasse molto meglio. Siamo partiti alla grande, siamo partiti con un clima che dove abitavo io è stato perfetto, mi ha permesso di fare le giuste lavorazioni, seminare i giusti ortaggi, però dopo è arrivato un periodo molto acquoso e mi ha ritardato tutte le semine di quasi un mese. E là abbiamo perso, diciamo, un po' di produzione agli inizi. L'anno scorso i pomodori ce li avevo a inizio giugno. Quest'anno mi sono arrivati verso i fine giugno, inizio luglio. Quindi abbiamo posticipato tutta la produzione quasi di un mese. E potete capire che non dico un grosso problema, però posticipare una produzione di un mese rompe un po' le scatole. Dopodiché abbiamo seminato la soia. Con la semina della soia hanno cominciato ad arrivare una marea di cimici. Infatti con l'arrivo delle cimici un buon 30-35% del mio orto è stato lasciato a loro, perché o si mangiavano quello o mi mangiavano tutto, e ho deciso di sacrificare un pezzo di orto, buttare via degli investimenti che avevo fatto per riuscire a salvare tutto il resto. Da là mi sono un po' demoralizzato, perché l'anno scorso le cimici non c'erano e quest'anno sì. Dopo mi sono ripreso più forte di prima, abbiamo realizzato l'orto, possiamo chiamarlo autunnale invernale, che è stato un gran successo. Risultati enormi, finocchi da 2 kg di finocchi. Cioè, l'altra mano mi tiene la telecamera, quindi non posso farti vedere, ma è grande come la mia faccia, 1 kg da finocchio. Radicchi da 1,5 kg, cioè radicchi di Treviso, incredibile. Grandi risultati. E da qua, diciamo, sono un po' ripartito alla grande. Sono riuscito a concludere anche il progetto, quasi concludere il progetto che vi volevo, che vi ho raccontato, diciamo, quando? Verso agosto sono riuscito a concluderlo, a ultimarlo, quindi questo progetto qua si collegherà al mega progetto. Dopo un casino bestiale, c'è tanti di quei progetti, tante di quelle cose che non avete neanche idea. Un'altra cosa che avrei da aggiungere sul mio terreno è che ho avuto grandissimi risultati grazie alla tecnica del biointensivo e dell'agricoltura rigenerativa, l'economia circolare, tutti i punti che andremo a vedere il prossimo anno, dove grazie a tutte queste cose qua sono riuscito a migliorare il terreno moltissimo, migliorandolo talmente tanto che ho sperimentato in alcune prove, non ho fatto concimazione e i risultati sono tali e quali a quelli dove ho fatto una concimazione. Perché questo? Perché ho fatto delle tecniche di lavorazione che hanno migliorato il mio terreno in un anno in una maniera eclatante, una roba enorme. Cioè, incredibile. Ma allora, ricapitolando, comunque stavo pensando, è proprio brutto registrare i video in questo periodo qua, con questa nebbiolina, senza il verde, col terreno che è orribile, perché fa proprio schifo. Cioè, vedere il terreno così, in questa condizione, con un po' di erbacce, con le foglie, non mi dice niente. Invece, vabbè, c'è l'autunno proprio. L'autunno e l'inverno fa andare giù la grafica del territorio di tantissimo, non so come spiegarla. Dopo la primavera riparte un po' tutto con l'estate anche. Ma durante questo periodo qua è proprio una riflessione personale. Fa proprio schifo. Cioè, guardate, non so se in telecamera. Non so se in telecamera rende, anzi in teoria rende meno di quello che vedo io, quindi. È proprio brutto, ma bruttissimo. Una cosa che avevo messo in conto fino ai principi è che non tutto può andare bene, soprattutto nell'agricoltura. Metti che un mese ti va bene, l'altro ti va male. Un anno ti va bene, l'altro ti va male. Non è ben definita questa cosa qua. Ma la stessa cosa vale anche per YouTube. YouTube è un mondo a parte dal lavoro, da tutto il mondo lavorativo. È proprio un mondo a parte. C'è l'anno che va bene, il mese che va bene e l'anno, proprio tutto l'anno, che ti va bene un po', ti va male. Cioè, un casino veramente bestiale.
Quindi con questo qua non bisogna demoralizzarsi, oppure va bene, ti demoralizzi un po', ma devi ripartire più forte di prima. Infatti con questo qua, diciamo, questo anno qua mi è servito per capire se quello che voglio fare mi va male, cosa faccio bene, riparto più forte di prima con nuove idee, nuovi progetti e grandi cose. Questo qua non vale soltanto per me, ma vale per tutti voi, parlo a nome dei ragazzi, perché gli adulti, vabbè, hanno già fatto il loro corso, ma a nome dei ragazzi della mia età, non buttatevi giù perché una cosa vi va male, anzi prendete quella cosa là, non cancellatela, tenetela qua in memoria in modo che capite dove è andato male e ripartite senza fare quegli errori che avete fatto. Così riuscirete a ripartire alla grande e a fare molto più successo di prima. Direi che ci possiamo pure salutare. Io con questo qua vi rifaccio gli auguri di Natale che non vi ho fatto, ma volevo aspettare questo video qua. Vi faccio inoltre anche gli auguri di buon anno e mi raccomando, qua in Veneto che vi conosco, non brindate troppo, che dopo avete capito. E con questo qua direi di farvi anche gli auguri della Befana, quindi buona Befana. Spero che non arriva mai, ma buona Befana, in modo che ve li ho fatti. Con questo qua altro da dire non ne ho, quindi io ti saluto, ci vediamo tutti ad un prossimo video. No, il progetto non inizia a breve, quindi non lo vedrete all'inizio dell'anno nuovo, ma non dico all'inizio, ma dopo l'inizio. Con questo qua ci saluto e ciao a tutti.